Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 27 aprile. Con Emanuele delle 500 miglia Touring, secondo anno che arrivate qua a Chioggia con supercar e auto d'epoca, ma non è la seconda edizione, è la 26esima. Assolutamente 26esima edizione di questo evento per auto d'epoca e supercar. Da 26 anni questo evento organizzato dalla Jolly Time di Brescia ha lo scopo di portare in giro tante persone in tutta Italia per scoprire le bellezze del territorio. Infatti il nostro sottotitolo, il nostro motto, così lo chiamiamo, è proprio passione e territorio. La passione è quella per le auto d'epoca e il territorio è quello che vogliamo scoprire ogni anno. Già l'anno scorso avevamo scoperto Chioggia e quest'anno abbiamo pensato, per così dire, di fare il bis, ci siamo trovati molto bene e quest'anno abbiamo deciso di replicare. Quest'anno sono circa 40 gli veicoli partecipanti tra auto d'epoca e supercar, scortati anche dalla Lamborghini della Polizia Stradale di Bologna, che ci accompagna in tutto il territorio, in tutto il percorso. Arriveremo tra poco qui su Corso del Popolo e poi alloggeremo questa notte negli hotel di Sottomarina per poi domani riprendere il percorso verso Padova, che poi ci riporterà a Brescia nella giornata di domenica, da cui siamo partiti giovedì, quindi un percorso di 4 giorni. Ogni anno magari il numero degli equipaggi partecipanti varia un po', può dipendere da varie cose, ad esempio dalla disponibilità degli alberghi, perché dobbiamo avere chiaramente lo stesso numero di disponibilità di camere su tutte le strutture ricettive che ci ospitano su sul tutti percorso, i percorsi. Esattamente. Ecco, quindi diciamo, varia un po' ogni anno, però ci sono stati anche anni dove abbiamo superato i 100 equipaggi. E poi il percorso cambia ogni anno, quindi la difficoltà, tra virgolette, è che un po' è appunto quella che ogni anno cercare un percorso nuovo, nuove strutture, sia per i pranzi, quindi il ristorante per il pranzo, gli alberghi per la cena e il pernottamento. È sicuramente un'organizzazione impegnativa che dura praticamente tutto l'anno, però dà grandi soddisfazioni. Vieni anche tu all'American Beer Festival, 3 giorni di musica, cibo e birra, 3, 4, 5 maggio a partire dalle ore 18. 3 maggio DJ set Band Positiva, 4 maggio Crazy DJ e Steven Benetto, 5 maggio DJ set e animazione, serata latina, entrata libera, American Followers Food, Lungomare Adriatico 76, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Sono tra macchine storiche e supercar quelle giunte ieri in Corso del Popolo a Chioggia dopo aver sfilato per il lungomare Adriatico provenienti da quel di Rosolina. Alla testa del corteo la Lamborghini della Polizia di Stato. L'evento è la 500 miglia Touring ed è arrivato a Chioggia partendo da Brescia anche lo scorso anno. La formula che l'organizzazione adopera per conoscere il territorio a bordo della propria vettura è originale e attira un buon numero di partecipanti. 40 le vetture quest'anno. Il tour di questo fine aprile ha previsto anche una visita al Museo Ferruccio Lamborghini, tanto per restare in tema. Dopo la sfilata in Corso del Popolo e la sosta per permettere a queste spettacolari vetture di farsi ammirare e fotografare dai curiosi e dai passanti, i partecipanti al tour hanno raggiunto gli hotel. Un buon rientro quindi anche per la località. I partecipanti intervistati all'arrivo si sono detti tutti felici di essere a Chioggia e di essere stati accolti con così tanto calore. D'altronde il passaggio del corteo deve aver destato curiosità tra i tanti che si sono trovati a passeggiare, vuoi in lungomare o lungo tutto il tragitto. Soddisfatto anche il sindaco per il calore con cui Chioggia accoglie tali iniziative, che spera diventino un appuntamento fisso per il calendario eventi. Partiranno questa mattina verso Padova e le altre tappe del tour. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono.
E niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Diversi negozi del centro commerciale Piazza Grande in occasione del 30° anniversario stanno rinnovando, così anche la sala giochi, ecco che per far fronte alle esigenze delle famiglie, quindi dei bambini che venivano spesso in questa sala giochi a divertirsi, Piazza Grande ha organizzato una, diciamo, una manifestazione, un'animazione proprio dedicata ai più piccoli. Venite con me in direzione che vi faccio vedere. Ecco un'anteprima. Santi di gioia dal 2 al 12 maggio. Come vi dicevo, ecco l'iniziativa di cui vi ho parlato, che abbiamo organizzato dal 2 al 12 maggio, salti di gioia per bambini dai 4 agli 8 anni, proprio in piazza centrale. Troveremo questi gonfiabili presidiati in diversi orari delle giornate, proprio per dare un servizio, una continuità ai nostri clienti e soprattutto con uno sguardo rivolto ai più piccoli. Ieri mattina una dipendente del Consiglio regionale del Veneto è stata aggredita recandosi al lavoro. Svoltando verso Campo San Gallo si è incrociata con l'uomo, un condannato con obbligo di firma, che le ha sferrato un pugno al volto. La donna è stata immediatamente soccorsa da una guardia giurata ed è stata poi affidata alle cure del personale del SUEM 118. Allibito, si è detto il consigliere regionale Dolfin, soprattutto perché il fatto è accaduto di giorno alle 8 del mattino a Venezia, a due passi da Piazza San Marco. La violenza subita, la ferita nel fisico, fortunatamente in modo non grave, ma anche a livello psicologico. Dolfin si auspica che l'individuo, autore di questa violenza, già noto alle forze dell'ordine, sia messo nella condizione di non fare del male ad altre persone. Tali episodi di violenza non sono prevedibili, ma da deterrente farebbe un maggior presidio delle forze dell'ordine, come richiesto anche con la risoluzione in contrasto ai borseggiatori. Venezia, afferma, merita maggiori attenzioni. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Siamo col sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, qua al punto di arrivo della 500 miglia Touring, secondo anno che arriva a Chioggia. Secondo anno che arriva, quindi tappa fissa la nostra città. Ovviamente questo ci fa un onore, ci fa piacere, una 500 miglia che parte da Brescia in 4-5 giorni ritornerà a Brescia, però passando per Chioggia. Ovviamente hanno toccato Carpi, Bologna, Ravenna, adesso stanno arrivando, sono a Rosolina in questo momento, sono scortati dalla Lamborghini della Polizia di Stato, quindi un ritorno ovviamente al mio lavoro, non dico che ero sulla Lamborghini, però magari sono colori amici. Ecco, poi domani cenneranno qui, soggiorneranno nella nostra città, quindi nei nostri alberghi, e domani mattina ripartiranno alle volte del Lago di Garda e poi si fermeranno anche all'Azise e poi dall'Azise ripartiranno e andranno verso nord a Riva del Garda e torneranno verso Brescia. Quindi un appuntamento importante, secondo anno che arrivano, e per noi ovviamente cercheremo di adottare questa 500 miglia anche per i prossimi anni. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM, da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia. La seconda giornata del contributo di accesso a Venezia, una innovativa normativa sperimentale nata dalla legge di bilancio del 2019 e successivamente aggiornata nel 2021, mira a definire un nuovo approccio alla gestione dei flussi turistici e a scoraggiare il turismo giornaliero in certi periodi,
rispettando così la delicatezza e l'unicità della città di Venezia. Oggi ci sono state 23.600 paganti, tra gli esenti figurano oltre 51.600 ospiti in strutture ricettive, in quanto già assoggettati alla tassa di soggiorno. Rispetto alla giornata precedente si è riscontrata una diminuzione del numero totale di residenti in Veneto, passati da 16.800 a 12.800. Sono rimasti stabili, avendo già un voucher valido fino al 14 luglio, il numero di studenti 13.000, lavoratori 20.500 e proprietari di immobili soggetti all'IMU o a contratti di locazione 6.400, che non hanno trasferito la residenza nella città antica. I controlli effettuati hanno verificato complessivamente oltre 16.400 codici, senza evidenziare criticità particolari. Domani sarà la terza giornata di applicazione del contributo d'accesso, seguito da quelle del 28, 29 e 30 aprile, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno, 6, 7, 13 e 14 luglio 2024, tutte con gli stessi orari. Il sindaco Brugnaro ha sottolineato che la sperimentazione sarà di durata media, dobbiamo raccogliere dati e informazioni per ottimizzare il sistema. La soddisfazione maggiore è stata vedere coloro che si avvicinavano ai varchi con il QR codice d'accesso, queste persone hanno compreso. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 27 aprile, la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto. Ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.